Oggi è andata. Oggi roviniamo tutta la soddisfazione del video prima. Cioè, nel video prima avevamo visto i magneti, no? Adesso vi faccio vedere. Adesso oggi roviniamo, perché oggi praticamente facciamo dei video. Vedete l'hashtag di oggi? È unsatisfying, che è il contrario, vuol dire che non devi rimanere insoddisfatto. Quindi sono tutte cose che vanno male. Proviamone uno e vedere se, per esempio, fail. Il fail della pressa, già la pressa idraulica non soddisfa più nessuno, perché passa. Toh, che male, non esce la roba. Qua invece ha rotto la pressa idraulica, mamma. La sabbia coso magica non è. E questo qua, la sua pressa idraulica è finta. Dai, che vedi che, cioè, che insoddisfazione, mamma mia. Proprio quasi un piangere fa venire. Vediamo questo. Vediamo, dice: sto distruggendo i disegni, i miei disegni più belli, finché non divento famoso. No, che dai, che era un dolore anche quello, che insoddisfazione. Bam, 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 bam. Andata male, brutta. È normale, noi dobbiamo resistere. Ricordatevi i magneti della scorsa volta. Quelli dovete tenere a mente, capito? Perché questa volta sarà tutta proprio insoddisfacente. Poi, vedi, sono tutte pressa idraulica, questo. Vedi, tutto per la pressa idraulica ha fatto il suo tempo. Lasciatela morire. Mettetela in cantina. Io immagino tutte le persone al mondo che, vedendo questi video virali della pressa idraulica, hanno deciso: ah, fammi comprare una pressa idraulica. Che poi chissà quanto costa una pressa idraulica. Scusate, Ehi Siri. Ehi Siri. Ehi Siri. Ehi Siri. Ehi Siri. Quanto costa una pressa idraulica? Queste sono le informazioni che ho trovato su internet. Non c'entrano niente. Cioè, idraulico cosa fa e quanto costa? Cosa fa? Spero che ripari i tubi, perché altrimenti bisogna preoccuparsi. Però non era la risposta che cercavo. Cerchiamo, me lo cerco da... No, non me lo cerco da, non c'ho voglia. Dai, vabbè. Ipotizziamo che costi 1000 euro, perché mi sembra grossa e forte. Quindi suppongo che tanta gente ci abbia speso dei buoni soldi. Vabbè, fatti loro. Frullatore? Questo è un file, Ci ha buttato un pezzo di cetriolo, cosa poteva succedere? Dai, bellissimo invece, guarda! Fatto le piroette. Questo era soddisfacente, secondo me. Mi sembra andata bene. Questo qua con la 3D print. L'ho sputato tantissimo. Si è scarrupato tutto. Era un po' poco soddisfacente, effettivamente. Vediamo questo. Allora, dice che deve fare i capelli al marito e glieli fa biondi. Ma lui non lo sa, credo. O lo sa, non lo so. Fanno schifo. Non ho capito. Glieli fa viola? E quindi? Cioè, a parte la musica fastidiosa, qual è la parte insoddisfacente di sto fatto? Non riesco a capire se lui è fastidioso. Non ho capito cosa devo fare. Fa schifo, fa. Sembra una melanzana. Chi è quella lì? Che è? Non ho... Oh, mi sta mettendo ansia. È un po' musica. Oh! Che doveva essere la cosa che non soddisfaceva? Non ho capito. Questo qua. Ah, ok, questo è uno dei classici, vedi? Che fa le cose male. Vedi? Tipo che non spalma bene, se la spalma sul dito, vedi? Sversa i cosi, gli cade la busta, cadono le briciole, l'acqua fuori. Questo è il giusto tipo. Vedete, capito? Questi sono quelli proprio giusti che non soddisfano, unsatisfied. Qua voi dobbiamo resistere noi dall'essere insoddisfatti. Questo è un altro tipico. Vedi? Con questa è anche una musica tipica di questo genere. Infatti poi mi sa che proviamo a cercare sul suono. Vedi? Infastidisce questa cosa, no? Fa arrabbiare, fa girare. Perché sfasci le cose? Becero! Smetti! Guarda, è brutto. Proviamo dal suono. Ecco.
Vedi? Triggero le persone finché non arrivo a 10.000 fan. Triggero vuol dire faccio arrabbiare, infastidisco, no? E si lava i denti con lo spazzolino elettrico, ma lo muove invece di usarlo come si deve. Entra nella vasca con le calze. Sono cose che fanno girare le palle un po', eh. Vedi, colora fuori dai bordi. È esagerazione così, però, La musica lasciatela per. Fate finta di non sentire. Un po' brutta, Però. Che schifo. Vabbè. Marcheggia la macchina storta. Vabbè, abbiamo capito, dai. Enzo così. Ce ne sono un fiume di questi. Ne possiamo vedere un altro. Per esempio. Questo qua. Finché non arrivo a 3.2 milioni. Questo qua è uno famoso, insomma. Una ragazza famosa. Vediamo che fa. Lava le mani sopra la manica. Entrare nella vasca con le calze sembra essere una cosa proprio infastidisce tutti, Si lava le mani male. Strappa male. Fastidioso, un pochetto effettivamente. Torniamo indietro. Perché il suono mi stava facendo male. Fisico proprio. Mi stava infastidendo veramente tanto. Più di quello che vedevo era il suono. Vediamo un'altra cosa. Per esempio, questo. Il suono è diverso almeno. Mettila lì, imbecille. Questo mi piace però. Dad Dancer. Vediamone un altro. Ma è. No, è possibile. Non possiamo trovare un altro. Ha fatto 3000 video dopo. Però era bravo. Perché vedi, l'ultima caramella invece di me è mangiata, imbecille. Fatto infastidire. Questo qui pure. Vediamo, Io sto resistendo. Benino. Anche questa. Questa è bellissima, questo suono. Il suono mi piace. Quindi sta compensando per la cosa che mi potrebbe fare. E le calze nella vasca ancora. Ma che mania è questa? Facciamolo tutti. Andiamo a fare il bagno con le calze. Però sta canzone è bellissima. È composta interamente dai suoni di Roblox quando muore il tipo. Sentite, È proprio di Roblox. Che poesia per le mie orecchie. Posso sentirne un altro? Se, vedi, viene anche questa usata per. Vedi? Per fare le robe che fanno male, che infastidiscono, vedi? Tagliata una fetta in mezzo. Questo è quello che vi dicevo l'altra volta dei bicchieri che vengono. Però l'ha fatto male. È preciso. È preciso. Pure lui, vedi? Vedi, questo è sempre quello là. Non abbiamo trovato gli originali. Abbiamo trovato tutti quelli rifatti male. Guarda che disastro. Non butta. Ma che maiale. Ma che maiale. Dai. Che schifo. Beh, questo infastidisce a manetta, Anche questo mi sa. Rovina tutto. Porca. Mette le cose storte. Questo tutto Supreme. Poi vabbè. Quello mi infastidisce anche un pochino comunque. Ricordando la volta che ho preso il cappellino. Lasciamo stare, va. Terribile. Terribile. Sono infastidito già io, Ultimo. Poi lo fanno per arrivare su coi follower. Ma io penso. Cioè, se uno fa ste cose, non è che la gente si disiscrive invece. Perché. Cioè, fastidioso, no? Sì. Cioè, a me dei trucchi me ne frega proprio. Però. Posso immaginare che sia fastidioso da vedere, Vediamone uno. Uno di un genere di. Questo. L'acqua sui. Che schifo! No! Questo è eccessivo! Questo. Meta dieta? La promo di Natale. Aspetta, che cos'era quella notifica che è apparsa? E forse. Cos'era meta dieta? Scusatemi, Allora! Che. È forse un segno che dovrei mettermi a dieta? Proprio a Natale poi, così da non poter mangiare il panettone porcellone? Ma chi è che me l'ha mandata questa notifica? Mi sono iscritto a qualche servizio di dieta che non so? Devo indagare su questo fatto, è importante. Lo farò subito. Allora, vediamo subito, perché no, bisogna capire. Allora, affrettati, la promo di Natale sta per scadere. Oltre il 50% di sconto e paghi a rate da gennaio. Ma che cos'è sto sito? Andiamo, apriamo, perché io non ho mai iscritto a questa cosa. Ma non cliccate mai quando vi arrivano delle. Ah no, a quanto pare non c'entra niente con la dieta. E che è sta roba? È un programma. È un so. Ma che è? Ma dieta pensavo che.
Vabbè, chiunque sia è uno spammer comunque, eh? Non si fa sta roba. Vabbè, almeno però non c'entra niente col mangiare. Sono soddisfatto, no, perché mi stavo offendendo. Mi stavo quasi offendendo. Perché non si fa, no, cioè, oh. Questo, adesso mi sono girate le palle. Cioè, dai, ero già insoddisfatto per il video. Adesso sono pure girato di palle per quello che è successo dopo. Dai, anche devo guardare la gente che gratta i rossetti. Imbecille, ma quello era un negozio. Dai, ma rovina le cose. Poi la gente li va a comprare, cioè, sono sminchiati da lui. No, questo è un imbecille, questo è un criminale. Cioè, guarda, io ho sofferto adesso. Voglio di nuovo i magneti. Adesso quando finisco il video, a voi non ve li faccio vedere perché avete riso quando mi è arrivato il messaggio del metà di... E non era invece, era una roba di scam. Quindi, avete visto? Guardate. Però, me li guardo da solo e voi rimanete insoddisfatti da quello che abbiamo visto. Così vi imparate. Lion out.